Io dico, mi hanno rubato i soldi, mi hanno tolto una parte di anima. E tutti i sogni in cui io credevo, dici, va bene, ho lavorato 35 anni, adesso mi dedico a quello che mi piace. Invece no. Invece Anna Cristina Brisighelli, 62 anni, una delle tante vittime della Popolare di Vicenza, dalla sua Udine è costretta a fare mercatini un po' ovunque per poter racimolare i soldi per mangiare. Sono contenta quando arrivo a 100 euro, se poi arrivo a 150 va bene, ma ci sono stati mercatini anche che sono tornata a casa con 50 centesimi. È 5 anni praticamente che il mio letto è il divano, perché ho il terrore di svegliarmi di notte e cominciare a pensare. Sono stati tanti momenti brutti, perché 5 anni, vi dico, cioè quando uno entra nel supermercato e dice questo non posso comprare, questo non posso comprare. Prendiamo questo che costa poco. So che suo figlio studiava. Però non ho potuto mantenerlo all'università. Tutto comincia nel 2011, morto il padre, lei riceve in dono la casa dove era cresciuta. Comincia a ristrutturarla per lasciarla un giorno a suo figlio. Così attinge al tesoretto di famiglia. Era la banca dei miei nonni, la banca di mio padre, e neanche sapevo cos'erano le azioni, questa me l'ha lasciata mio padre. Poi nel 2014 sono cominciati i problemi, no aspetti, arriveranno, adesso non possiamo vendere azioni. Quanti soldi ha perso? 100.000 euro, esatto. Però non ce la facevo e loro mi hanno fatto fare dei fidi. In questi giorni è arrivata la lettera tanto temuta. La banca subentrata le chiede la restituzione del denaro, quasi 26.000 euro, con gli interessi. Ma io non li ho. Ditemi voi, come faccio? Non li ho. Ditemi voi.